Sconfitta pesante per l'Arezzo Calcio femminile, battuta al comunale Città di Arezzo per 3-0 dal Brescia. Le Lombarde sbloccano il punteggio dopo pochi secondi con Berti e dopo una traversa di Corrazzi raddoppiano prima dell'intervallo con Sobal. Al 75esimo è nuovamente Sobal a trovare la doppietta personale sfruttando un cross basso dalla destra. Non si riesce a far gol nelle azioni, nelle tante azioni che costruiamo, perché secondo tempo ne abbiamo fatte forse 10, è passata la palla, che ha sorpassato la palla in tutta l'area loro, e non siamo pronti nel buttarlo dentro, non siamo pronti nel far gol anche, perché agli altri è capitata una palla, il terzo uguale, spiccicata, e loro hanno fatto gol, noi no. Quindi niente, c'è da lavorare sotto questo aspetto, perché prima di tutto deve partire anche sicuramente anche dalle ragazze di avere più grinta e più fame, e noi ce la stiamo mettendo tutta, noi come staff, e continueremo a farlo, e anche loro ogni settimana, dopo settimana sicuramente cercheranno di migliorare questo aspetto. La prestazione ottima penso sia stata di tutta la squadra, nel senso siamo belle da vedere, facciamo tanti passaggi, tanto possesso palla, però alla fine poi il dato che conta è quante volte la palla entra nella rete, e su questo sono state migliori loro, nonostante abbiano avuto penso un numero di occasioni che si conta sulle dita di una mano, mentre noi ci abbiamo avuto tante occasioni sia il primo in particolare e poi anche il secondo tempo. Questo ha fatto la differenza.